Ringrazio moltissimo l'assessore, ringrazio l'amministrazione comunale che ha permesso a Matrono Graphics molto agilmente anche quest'anno per la terza edizione di ottenere tutti quanti i permessi che faranno sì che anche quest'anno ci sia un campeggio di Jager e Smanettoni nella città di Pescara, un campeggio internazionale che si inserisce all'interno di altri campeggi che negli altri anni vengono fatti in giro per l'Europa. Metro Graphics è un'associazione culturale che compie quest'anno 18 anni di vita. Si è sempre occupata di divulgare la telematica e tutta quella che è la filosofia open source, per parlare di sicurezza informatica, da quando appunto internet non era così diffuso come lo è oggi, appunto 18 anni fa. Da quando abbiamo compiuto 10 anni organizziamo questo campeggio che è alla terza edizione, che si chiama MOCA, Metro Graphics Camp. Abbiamo già 250 registrati che verranno da fuori Italia e che campeggeranno nella bellissima location che è la caserma di Coco. La caserma sarà totalmente cablata wifi per il collegamento e saranno presenti due grandi stand, diciamo che saranno i due contenitori principali dell'evento. Il primo è l'area dove si alterneranno uno dopo l'altro tutti quanti i talk a partire da domani alle 14, il momento dell'inaugurazione e di benvenuto, fino a domenica nel primo pomeriggio quando si potrà smontare. È una seconda area che invece sarà dedicata allo smanettamento duro e puro, quindi oltre a tutti gli eventi paralleli organizzati all'interno del MOCA, quindi videoproiezioni piuttosto che lockkeeping e cose del genere. Sarà anche un micro evento, ovviamente, che delle persone che in un'associazione portano dei server e tutti cercheranno di entrare su questi server. Quello che nello scenario, nell'immaginario collettivo, fanno di solito gli altri, quindi cerco di entrare forzando le sicurezze. Basta che non lo facciano con gli amici. No, su server chiaramente tutto è un gioco, chi arriverà prima a prendere la bandierina vince la... Tenete conto che appunto l'associazione si è sempre occupata di sicurezza informatica, perché poi la realtà è questa, che per forza di cose dobbiamo avere a che fare, abbiamo il piacere di avere a che fare con le persone che sono in grado di mostrare quelle che sono le vulnerabilità dei sistemi informatici, perché solo attraverso le loro capacità è possibile poi schermare in una maniera, proteggere in una maniera migliore tutti quanti i sistemi. Quindi questo è un campeggio che ogni 4 anni fa un po' il punto della situazione sullo stato dell'arte appunto delle tecnologie. Infatti sul sito internet moca.holographics.org troverete tutto quanto il programma, e magari poi Stefano ne parlerà più approfonditamente, e vedrete che alle tematiche che ci sono più care di sicurezza, generare password protetto e così via, si affiancano anche argomenti un po' più nuovi, tipo la programmazione su Android e il sistema operativo che voi avete sui vostri cellulari. Quindi in realtà c'è un'evoluzione proprio degli argomenti anche trattati. Ovviamente all'interno di questi eventi paralleli, come diceva l'assessore, abbiamo pensato di organizzare una mostra di nettarte e abbiamo trovato l'ospitalità della struttura dell'Aurum, all'interno della quale saranno presenti 21 artisti. Sì, grazie alla collaborazione anche con una galleria che ha sede, ha una doppia sede, a Corciola e ad Amsterdam, e proprio grazie a loro 8 artisti creeranno una sezione che si chiama Transadriatic Grey Area. L'inaugurazione della mostra, proprio perché si tratta di art, quindi arte contemporanea, penso che domani potremo forse approfondire maggiormente, o vi mandiamo al comunicato. Quelle cartoline che avete fatto nella cartella stampa nel comunicato che abbiamo sia mandato per vi mando il comunicato appena mandato sull'ampo e Greenlight
ve lo faccio anche spedire. In realtà sono presenti appunto 21 artisti in mostra, la location è l'Aurum, l'inaugurazione è fissata per il 25 agosto a mezzanotte e ci sarà delle performance live, audio, video, parallele alla mostra, quindi vedrete tutta una serie di installazioni video, di opere, eccetera, e alla fine della sala saranno presenti una decina di artisti che si alterneranno suonando con vecchi computer e anche con sistemi nuovissimi in realtà e creando video installazioni fino al punto di collegarci in streaming con Berlino, dove c'è uno dei nostri artisti, Simone Zaccagnini, che disegnerà live e tutto quello che sarà disegnando a chilometri da noi sarà riprodotto sulle pareti dell'album. La mostra si chiama Lampo non solo perché le tempistiche sono state molto compresse, ma anche perché ci piaceva proprio illuminare lo stato dell'arte in questo momento, l'influenza dell'arte contemporanea col pop, col dada, col concettuale ha avuto sulla art e quindi su questo fenomeno nuovo di arte contemporanea che si serve di internet e degli strumenti informatici per fare arte. Il 25. Questo è il 25, sì. In realtà è voluta il momento, è proprio voluto perché ci sarà la chiusura dei talk nella caserma Corpo, l'ultimo talk ci sarà alle 11:30, quindi ci sposteremo all'Aurum dove appunto Sabato Tagliente avrà finito di suonare. No, però la camera, quindi.